Le diseguaglianze economiche e sociali rappresentano oggi una sfida di livello globale. Se la libera circolazione delle merci e dei capitali hanno conosciuto negli ultimi anni una rapida espansione grazie alla globalizzazione, la distribuzione sbilanciata del benessere e delle ricchezze rischia di compromettere questi risultati e di minacciare i meccanismi di solidarietà all'interno dei singoli paesi. Sono questi i temi affrontati nel convegno Verso un'economia più umana e giusta, tenutosi all'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede e promosso dal Cortile dei Gentili, fondazione del Pontificio Consiglio della Cultura. Tra i temi del dibattito, definire nuovi modelli economici più umani ed inclusivi, come ci spiega il professor Jean-Paul Fitoussi, economista. Oggi il potere è andato troppo verso il denaro, verso le grandi imprese, e i lavoratori hanno perso il potere. Dunque c'è una dinamica alla crescita della disuguaglianza che è sempre più forte, perché siamo in un contesto di globalizzazione dove dappertutto si svolge così. Ci sarà un momento dove la popolazione in diversi modi si rivolterà, si rivolta già votando dei partiti estremi, e forse ci sarà una nuova tappa, perché la gente non può accettare senza protestare la sofferenza sociale, e soprattutto che la sofferenza sociale cresce e cresce per le generazioni future. Abbiamo bisogno di un'altra politica, di una politica di crescita che ridà un futuro tramite l'investimento alla gente, altrimenti non usciamo di questo buco in quale siamo. Un'economia ancora distante dai problemi e dai drammi degli uomini, che ha la necessità di rimettere la persona al centro del dibattito e dello sviluppo, come ci spiega il cardinal Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura. Ma io penso innanzitutto che sia importante di operare una distinzione preliminare, la distinzione tra economia e finanza, perché l'economia è un fine, la finanza è un mezzo. Purtroppo abbiamo invertito ora queste posizioni. La finanza impera, è un vero e proprio idolo nei cui confronti si sacrificano tante volte il sangue anche di tanti popoli persino. E tante volte anche rivela poi un volto che è particolarmente strano, perché è quello virtuale. Non esiste neppure una ricchezza concreta nella gestione che viene affidata alla finanza. Per questo motivo è necessario che l'economia, che è una scienza di sua natura umanistica, ritorni ancora ad essere quella che deve essere, una scienza che deve interessarsi anche della filosofia morale. È necessario ritornare ancora a un concetto di persona, prima di tutto di calcolare mercati, borse, strutture, modelli di sviluppo. E questa componente è una componente, direi, anche profondamente cristiana, e forse questo è il terreno sul quale possiamo ritrovarci a discutere credenti e non credenti, economisti e persino, direi, teologi.